Ecco, allora l'amico Dante ci spiega il procedimento del brodetto di Porto San Giorgio. Allora, abbiamo fatto in precedenza un soffritto di cipolla, l'abbiamo fatto soffriggere bene, poi l'abbiamo tosta, perché altrimenti con siccome va a fuoco forte rischiamo di bruciarla. Abbiamo messo la seppia, che è il pesce che ha bisogno della cottura più lunga, e dopodiché l'abbiamo fatta rosolare bene per 10 minuti. Abbiamo aggiunto un bicchiere di vino bianco, sempre a fuoco forte, perché deve evaporare per almeno 5 minuti. Adesso togliamo la seppia. Dante toglie la seppia. Adesso che è evaporato il vino bianco, togliamo la seppia, dopodiché l'operazione successiva mettiamo il peperone con il mettiamo un bicchiere di aceto, il peperone e il pomodoro, e lasciamo rosolare, cuocerli insomma, per una decina di minuti. Il peperone e il pomodoro è la vera differenza. L'aceto e il peperone, sono le caratteristiche del brodetto di Porto, che lo differenziano dagli altri prodetti della zona. Allora, adesso abbiamo alzato il fuoco, mettiamo il bicchiere di aceto. Allora si mette il peperone e il pomodoro insieme con l'aceto. Si fa adesso rosolare bene a fuoco forte per una decina di minuti, anche perché deve evaporare l'aceto. Dopodiché rimettiamo la seppia e tutto il pesce che abbiamo già preparato. Eccolo qui. Ecco, magari se ci dici le varie tipologie. Procedendo a strati, da quello che ha bisogno di più cottura, tracima, gattuccio, gallinella di mare, pesce prete, a quelle che abbiano bisogno di meno, la coda di rospo, la rana pescatrice, che questa è piccola, l'ale di razza e la mazzancolla, che ha bisogno dell'ultimo pesce, che ha bisogno di poco. Rinseriamo la seppia. Sì, si mette la seppia che abbiamo tolto precedentemente. Ecco, la seppia in cottura. Allora, messa la seppia, ora procediamo a mettere il pesce a strati, da quello che ha bisogno di più cottura, una cottura più lunga, a quello più delicato. Più delicato. Allora, quindi iniziamo con il pesce prete. Pesce prete. Le gallinelle di mare. Gallinelle. Le tracime, o volgarmente detto i ragni, il pesce ragno. Oh, e il gattuccio. Si procede con, è una specie di, diciamo, se vogliamo chiamare più, di vincisgrassi a strati, quindi mettiamo un po' di sale, mettiamo un po' di pepe, e mettiamo un po' di composto, diciamo, chiamiamolo così, che è la cipolla e il pomodoro che avevamo tolto precedentemente prima. Una parte la rimettiamo adesso. Una parte, sì, un pochino lo rimettiamo un po' adesso.
e conserviamo il resto per lo strato successivo. Per lo strato successivo. Strato successivo che sarebbe il pesce rimanente, quello che ha bisogno di una cottura più breve. Minore, più breve. Adesso, oltre a questo, mettiamo un po' di... Io uso il pomodoro anche pelato per dargli un po' di colore, che fa anche da legante, diciamo, o no? Esatto, ecco. Con il suo sugo, sugo un po', quindi questo serve per colorare e fare da legante, e per dargli, diciamo, quella marcia in più, anche un po' di conserva, un po' di conserva di pomodoro. Per fare sì, dai, ma poco, non è... Poi comunque è facoltativo questo. Ah, questo è facoltativo. Benissimo. Adesso inseriamo il secondo strato, chiamiamolo così, che sono le ali di razza. Delle codette di rospo. Di rospo. Orana pescatrice, orana pescatrice. Sì. E delle mazzancolle. Quindi adesso la cottura procede ancora per quanto tempo? Adesso, vabbè, come abbiamo fatto prima, sale e pepe. Sale e pepe. Un altro strato del composto di pomodoro e cibolla. Cibolla. Poi si chiude con un coperchio. Sì, e si abbassa il fuoco. Si abbassa il fuoco. E si fa cuocere per, diciamo, ancora un quarto d'ora, 20 minuti. Benissimo.